Nelle puntate precedenti. Benvenuti a Dubai. Questa è la svolta. Gesù! Eccolo! Il mio obiettivo è riuscire a toccare un pesce. Viagra. Viagra? I don't want die today. Ma invece di spendere ogni volta 1.000 milioni in sto posto qua, investiamoli in un video, no? Vuoi investirli in un video? Investiamoli in un video. Facciamolo allora. Oggi si dà spettacolo. Lui è l'uomo, grazie. Hi. Can you take us to address downtown? Sì, parte. Eccoci qua. Thank you. Bye bye. Buonissima. Proviamo Thomas e poi si vola. Ormai arrivo. Ciao ciao. Ingegnere. Andiamo a prendere il budget. Andiamo a prendere il budget. Bravo. Eccoci qua. Gran momento questo, eh. Ci vediamo dopo. In bocca al lupo. Wow. Fammi vedere. Sembrano pochi, dai. Ok, ciao. Ciao. Mamma mia. Quanti sono? 40.000 dirham. 10.000 euro. Ho in mano 10.000 euro. Bello, bello, bello. Ora andiamo a spenderli. Dobbiamo capire come spenderli. Prima cosa, macchina. Dato che noi siamo appiedati. Eccola lì. Mamma mia, è cattivissima. Ok. Ho paura, non so se so guidarla. Ok, adesso andiamo a mangiare nel ristorante più alto del Burj Khalifa e poi iniziamo a divertirci. Via. Sport? Opla. Attenzione, ha subito messo un po' più di rumore. Andiamo subito dentro a Tom. Che roba assurda. Ma come? Ma io lo vado dietro, non è che mi faccio mettere piedi in testa, sto stronzo. Il problema è che lui conosce le strade. Ale! Oh mio Dio, gli dà tantissimo anche questa. Senti quando premo. Siamo arrivati sotto il gigante. Guarda sopra, guardate. Mi può aprire la porta, signor Valè? Vai bro. Chi se l'aspettava questa? Io sono un ragazzo di strada. Intenso. È stato intenso. Se sapessi la strada, minchia, faremmo garettine. Hai paura di quello? Ma sta buono. Ciao piccolina, ci vediamo dopo. Ormai mi sono affezionato. Stiamo andando in un posto devastante. Io sono con pantaloni corti e maglia col simbolo del McDonald's. Lo stile non va a pile. Non mi fanno entrare ovviamente. Ok. Non mi vogliono far entrare, mi danno dei pantaloni loro. Ma che roba assurda. Tan tan tan, 123esimo piano. Arrivati. Vistina top. Che ridere che mi danno i pantaloni. Assurdo da qua sopra. Yeah, I think it would be fun. Ma va, pure il bagno con la vistina top. Sicuro entrerà qualcuno mentre io sono qua così. Mi piacciono molto, eh. Mi stanno mega aderenti, ma dai. Basta ridere come mi stanno. No, li sono piccoli, non posso metterli. Non riesco a chiuderli. Guardate come mi stanno sulle cosce, ma li spacco sicuro. Cioè, se mi piego li distruggo. Cioè, ma sarà meno dress code e meno elegante il fatto che adesso devo uscire dal bagno con dei pantaloni in mano? Li spacco al 100%. Serio. Perché? È partito un pezzo. È partito un pezzo. Ecco. Ecco qua. In mutande nel ristorante più lussuoso di Dubai. Là. Che posticino. Questo è il menu. E qua la roba che mi interessa. Bistecconi. Prova a indovinare cosa prenderò. O cosa vorrei almeno prendere. Paglie. Eccolo qua. Il problema è che costa 1200 AED. Quanto? Mezzo centimetro di denaro. Quindi siamo a posto. Ok. Ok. For me the ribeye. Yeah, thank you. You have mashed potatoes? Yeah, mashed potatoes. Best in town. Ma più bello di questo paesaggio, i miei pantaloni che si sono bucati. Pepsi dell'annata 79. È arrivata questa cosa che è spumeggiante a quanto pare. Ah, attenzione. La zia fa fuoco e fiamme. Wow. Sono in un ristorante straserio, sono qua a giocare col vapore. Essere fuori luogo. C'è il covagliolino. Quando volete vi faccio un corso sulle buone maniere. Com'è? Sì. Tartare di salmone, e quello doveva essere tonno.
però mi sembra che passando. No, ho detto che è tonno. Ah, c'è tonno qua dentro. No, io ho fatto briciole e mi tolgono le briciole pure. Attenzione, attenzione. Thank you. Madonna, è gigantesca, eh. Cioè, questa è la mia mano. Pure tattico. Sono 300 euro di bistecca. Vediamo se vale la pena. È il ribeye più sottile che abbiamo mai mangiato. Tartufo. Il vostro com'è? Ho portato via subito il piatto. Buono. Thank you, it's my birthday. It's your birthday today? No. But if you want it, it's my birthday. Thank you. Happiest birthday to you. Eccoci qua. Ciao. Non ci poteva. Ma che situazione? È vero che gli ho pure detto che non era il mio compleanno. Devo scrivere un desiderio. Quindi adesso ho 23 anni. Tanta roba, eh. Io comunque l'avevo detto all'inizio che lui era il best in town, eh. È ovvio che poi mi farà sorpresa così. Costerà 600 euro questa tortina. Bro, that's for you. You're the best in town. Of course, you're the best. Number one, yes. Hai visto? Opla. Poi gli ho dato 5 dirham ed era felicissimo. Se adesso iniziamo a regalare il pesante, voglio vedere gente felice. Chiudiamo la quenta? La quenta. I have the bill. Eccoli lì. Pronostici? 7.000 dirham. 4.500. 5. Anche io 4.500. Non puoi, devi dire un altro diverso. 4.700. Tu? 4.000. Mi metti in mezzo tra voi due, 4.600. Oh! I will give you two. Because you're birthday today, yes? Eccola. A me ha dato due cosetti. Quanti? 3.600. Tan tan tan. Quindi chi ha vinto? 4.000, ragazzi. Hai vinto tu, quindi paga lui. E 4.000 dirham. Se ne vanno qua. Scusami, ma i 400 che avanzano, che sono 100 euro, cosa facciamo? Li lasciamo al, allo zio? Al The Best in Town. Dai, ma bro. Ma che brutto, gli abbiamo lasciato 100 euro, non era tanto contento. Sì, ci supereremo dopo. Ora direi fare un'esperienza piccante. Prenota un elicottero, per favore. Prenotiamo un elicottero. See you later, bye bye. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo. This? Thank you so much. Era il ristorante più alto del mondo e non lo sapevo. Il mio ferro, grazie. Chi vuole venire sulla macchina seria, venga con me. E ci vediamo là. Yes, ti seguo. Atlantis Pan 2000, please. Let's go. Hanno preso un 2 certificati, quindi in teoria dovremmo riuscire a sopravvivere al volo. My name is Ahmed. Before we go to the helicopter, I need to thank you by the way. Non sono mai stato su un elicottero, aiuto. È gigantesco. Sono 1000 dirham di mancia. 1000 dirham allo zio. No, we don't take tips. Don't take? No. You don't take tips? No, we don't do that. Aspetta. they're from your pocket. Nessuno è teso. Cioè, non tanto, sì. Opla. But it's easy, bro. You have just to do this. I can be a pilot too. Yeah, of course. Io posso parlare tutti con everyone. Ma andato a 230 all'ora, non sento.
Thank you so so much. Ciao ciao. Grazie. Fatta anche questa. Voglio tornare domani. Direi che ci siamo divertiti, dai. E ora come ci divertiamo ancora di più? Dai, facciamo qualcosa anche di beneficenza. Esatto. Sì, quanti soldi abbiamo ancora? Ne abbiamo ancora un botto. Sai, come se fosse tipo un problema. Che palle. Ci sono rimasti tutti questi 4 mm di denaro, che sono un botto. Vai, tu seguimi, trovo io la zona giusta. Non lo so. Troviamo un posto dove la vita non è agiata e andiamo a fare una bella sorpresa. Let's go. Ma tu sei Ale della Giusta? Mi fai un autografo? Trovato parcheggio, si fa la magia. Parcheggio in realtà non top, è in mezzo alle macchine. Speriamo non debbano uscire. Wait, bro, come here. Alfra, un millino. Un millino, Alfra. Sì, facciamogli un mini intervista. Quick interview. Where are you from? I'm from Kenya. Kenya? Yeah, sure. What's your job? Right now, I don't job right now. I do part-time job. How much money did you make in 1 month? I make like 1,500. Okay, so we're gonna give you a month. 1,500 for you. Really? Yeah. Where are you from, man? Before I take this. Italy. From Italy? Yeah. Is there anything you can offer? It's okay. I feel you're a good person. Man, I don't have any job, man, like right now, man. But if you can offer anything apart from this, I really appreciate it. I need something better more than this. 1,500, man. I can help you like that for today. I appreciate it, man. Have a good okay. Day. Thank you, guys. Have a good day. And good luck for everything. Bello, bello. Buon inizio, buon inizio. Buon inizio. Vedi, guarda come proprio l'ha approfittato. Era felicissimo però, guarda che gli veniva da piangere. Certo. Come ti ha fatto sentire? Ti fa sentire bene? Certo. Io non ho fatto niente e mi sento bene. Qualità sanitaria. Pizza, best pizza in Dubai. Bro, is this the best pizza in Dubai? Yeah. How much is one pizza? One dirham. One dirham? It's not a pizza, it's just bread, right? Yeah, bread. How old are you? 13. Questo ha 13 anni e lavora. Bro, come here. What's that? I know speaking Malum English, speaking Arabic, speaking Urdu. Can I touch him? Touch. It's real? He will... No. Oh. Oh, he can... Oh, Dio. Ah, oddio. Oddio, no. Aiuto, toglimelo. Ok, ce l'ho sulla spalla. Ciao. Che situazione mai... Sono in mezzo alla strada con un pappagallo sulla spalla. No. How much is for this one? One dirham only. One dirham for this. So I will give you like 1,000, okay? No, no change. Keep. No change. It's okay, bro. Thank you. Bye bye. Show us a big smile. A big smile. 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 Bye bye. Ha mollato il lavoro, ecco. È morbido. Penso che loro non capiscano comunque. C'è qualcosa che non quadra, perché non è possibile che non li vogliano, facciano così. Cioè, non so. Era felicissimo il tipo a cui avete dato i soldi. Prendiamo una persona al volo. Ok. E vediamo cosa succede. Arrivato. Quanta gente? Tutta gente da viziare. Hopla. 4 metri con questa cosa qua. Pensavo costasse di più, costa 2 euro a testa. Guarda questi poveri stronzi che vanno. Che camminano. Ah dai. Arrivati. Prego. Beviamo un caffettino perché dobbiamo avere delle belle idee. Io sono Sei stanco? Dura spendere. È più difficile spendere che guadagnare. Arance di Sicilia questa, eh. Guarda quanti sono rimasti ancora. Ce ne sono ancora tantissimi. Calda Dubai, eh? Thank you. This is for 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 you. Yeah. Ok. Best waiter in town. Adesso dobbiamo andare in un negozio di giocattoli e rendere un bambino il più felice del mondo. Oh mio Dio, ma è stupendo! Che bomba! Lego, una Lamborghini verde. Scegli tu un bambino. Scelgo io un bambino? Sì, vai. Devastante questa. 69.000 cosetti. Just making a video for YouTube and I'll buy some. No, you can make video, but
Wanna do it? No? Ok. Perché è difficile regolare le cose alle persone? Non riesco a capire. Pare che non sappiamo come spendere i soldi. Non lo so, mi sembra assurdo che tutti non siano. Cioè, se uno ti viene da me e mi dice ti regalo, io sono contento. Un po' uno spreco se uno non è nemmeno contento. Se fosse da fare felice qualcuno, volentieri, ma se qualcuno che poi proprio neanche reagisce. Nel prossimo episodio. Ecco qua. Ma questa è la vista, però non mostro dopo, basta. Bam!